Questa sera è un tema particolare che ho sentito nel mio cuore e sapete che l'Apostolo Paolo aveva fatto suo nel corso degli anni lo spirito del suo maestro da quando lo aveva atterrato sulla via di Damasco e aveva cominciato a rivelarsi alla sua vita. Piano piano Paolo aveva fatto giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza, aveva fatto suo lo spirito del Maestro. E ritroviamo questa sua maturità in tanti aspetti del suo ministero e volevo veramente coglierne uno in particolare questa sera in una delle più piccole lettere che ha scritto, perché è di un solo capitolo, ed è la lettera a Filemone. È una lettera che solitamente non si legge, magari uno la salta, no? Ma vi consiglio di leggere quelle lettere che sono più piccole, perché c'è una rivelazione grandissima, anche quella di Tito, sono meravigliose nella espressione del progetto di Dio. E vogliamo così guardare insieme un attimo questa lettera che Paolo scrive in generale per convincere Filemone, che era un facoltoso membro della chiesa di Colosse, un cristiano abbastanza ricco e oltretutto faceva delle riunioni nella sua casa. Voi sapete che fino al III secolo non esistevano le chiese all'esterno, ma le chiese erano nelle case. Questo mi sconvolge e mi fa capire che chiesa, purtroppo nel corso del tempo, è stato associato sempre di più a edificio, al luogo, a posto, mentre chiesa dovrebbe essere un tipo di relazione, un tipo di rapporto tra quelli che sono in Cristo. È un rapporto che si vive nella famiglia, un rapporto che si vive nella chiesa, in casa, un rapporto, non un luogo, perché un luogo è qualcosa in cui noi andiamo, partecipiamo e poi fuggiamo. No, fuggiamo no, ma una relazione non è la stessa cosa, perché ha una continuità. E Dio ci vuole spiegare sempre di più cosa significa essere Chiesa. E quindi dicevo, Paolo scrive questa lettera per convincere Filemone, questo cristiano di Colosse, facoltoso, presso cui si svolgevano le riunioni in casa, a perdonare uno schiavo che era fuggito dalla sua casa, un tale Onesimo, il quale poi, dopo essere fuggito, probabilmente anche arraffandosi qualche cosa dalla casa di Filemone, giusto giusto, guarda un poco, era andato a capitare a Roma per fuggire e aveva incontrato, chi ti va a incontrare Onesimo quando arriva a Roma? Ti va a incontrare Paolo, il quale si trovava agli arresti domiciliari, era in prigione a causa di Cristo, non aveva fatto qualche azione negativa, aveva solamente predicato ed era lì arrestato, però uno dei suoi figli, una delle persone alle quali aveva evangelizzato era questo servo, questo schiavo Onesimo, il quale si era convertito. E allora evidentemente Paolo lo aveva poi cercato di convincere a ritornare al suo datore di lavoro, per così dire, e in qualche modo questa lettera è scritta in questa ottica di convincere Filemone a accettare nuovamente questo schiavo, non più, non solo come schiavo, perché se vedete l'Apostolo Paolo in generale parla della possibilità di liberarsi dalla schiavitù come qualcosa di buono, però in realtà, poiché si parla di una libertà più grande, anche la schiavitù esterna è, in un certo senso, non necessariamente negativa o distruttiva. Faccio l'esempio che forse la schiavitù di prima è molto peggiore della schiavitù di oggi. Qua entriamo in un discorso un po' di carattere sociale, non voglio addentrarmi, però dico, lo schiavo nelle vecchie famiglie, nelle famiglie romane, era quasi una parte integrante, mentre oggi gli schiavi, dove esiste ancora lo schiavismo, sono veramente schiavi nel senso totale del termine. Ma andiamo un attimo a questa parte, fermandoci più che sull'aspetto della intercessione che Paolo fa,
questa preghiera, pregando Filemone di accettarlo, di perdonarlo. Se leggete poi più avanti, dice anche se lui ti ha fatto qualche danno, pago io. Quindi più che in questo aspetto dove l'Apostolo Paolo mostra chiaramente come lo Spirito di Cristo era in lui, infatti Gesù non fece altro che intervenire a favore di noi schiavi, riconciliandoci con Dio e pagando Lui i nostri debiti. Quindi Paolo si appronta per dire tutto quello che lui ha danneggiato, te lo pago io, riprendilo in casa, riprendilo come un fratello, come un tuo fratello in Cristo. Ma noi non ci vogliamo fermare su questa parte, ma su un aspetto importante che leggiamo insieme. Per completezza leggiamo dal primo verso e ci fermiamo al verso 14. Così dice la parola di Dio. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, o Appia, doveva essere forse la moglie di Filemone, Archippo, forse era il figlio, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui, cioè a Dio, che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti, ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. I versi su cui ci fermeremo in particolare sono l'8 e il 14. Verso 8. Perciò, dice Paolo, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Ripeto, perciò pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù, ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore, avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Verso 14 ancora sottolineato, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Qui troviamo veramente un aspetto incredibile nel modo con cui Paolo, grande autorità apostolica, grande apostolo, si pone nei confronti dei suoi fratelli, delle sue sorelle. E qual è questa pedagogia in fondo che cogliamo in Paolo? Cioè la pedagogia del non comandare, del non ordinare, anche se lui in qualche modo ha l'autorità apostolica, anche se lui ha la possibilità di dire qualcosa con forza, in qualche modo lui mira a qualcosa di particolare nella vita dei suoi fratelli, dei suoi figli nello spirito. E questo ci fa capire l'interesse grande che Dio ha nello sviluppare nella tua vita, nella mia vita, il suo amore, prima di ogni altra cosa. Se vedete in uno di questi due versetti che ho sottolineato, la prima cosa, Paolo fa appello all'amore di Filemone. Rileggiamolo insieme.
pur avendo libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare. Detto in poche parole, io sono il capo riconosciuto, io ho l'autorità, ho libertà di dirti: Onesimo, te la pigliare perché te la pigliare, come a dire, te lo comando io, Paolo, io sono Paolo, l'apostolo. Ma guardate un poco, Paolo sa benissimo che a un ordine si può rispondere, ma non necessariamente si può sviluppare amore. E Paolo sa che quello che Dio si aspetta dalla vita di ogni suo figlio è che sia motivata dall'amore. Ricordate, fede operante attraverso l'amore. Paolo è interessato non soltanto al compito, non soltanto a quello che si deve fare, non soltanto alla direzione di questo caso, che è la riabilitazione, se vogliamo, lo vogliamo chiamare così, di Onesimo, ma è interessato che questo caso o qualunque altro caso sia fatto con qualcosa che nel campo cristiano è fondamentale, cioè l'amore. Si appella all'amore di Filemone. Non so se riuscite a capire la portata di questo discorso. Immaginiamoci che avvenga in un'altra maniera. L'apostolo Paolo scrive in un'altra maniera e dice: questo è l'apostolo Paolo, sono il capo supremo, Filemone, vuoi o non vuoi, ti devi prendere Onesimo. Sapete cosa succede solitamente quando è così? Che da una parte il dipendente, il sottoposto, accetta l'autorità, però sotto sotto poi dice: ora appena viene Onesimo io le faccio vedere io. Certamente Paolo mi ha detto che me lo devo prendere, Paolo mi ha detto che lo devo per forza riprendere a casa dopo quello che mi ha fatto. Però io lo prendo perché non gli posso dire no a Paolo, però gli farò fare una mala vita a Onesimo che si pentirà di essere ritornato. Questa è la mente umana, questa è la logica umana. Ma Dio vuole produrre in ognuno di noi qualcosa di diverso. E Paolo è un perfetto esempio di questo. Lui dice: io potrei avere l'autorità di comandarti, ma faccio appello al tuo amore. Ma non è forse quello che Dio sta facendo anche con la tua vita? Lui ti ha chiamato amico, non ti ha chiamato servo, anche se lui è il Signore, anche se lui ha il diritto di ordinare, di comandare, ma Dio vuole che noi impariamo ad amare la sua volontà. Ecco perché è interessato, come Paolo era interessato nei confronti di Filemone, a fare appello all'amore, a sviluppare l'amore. Ecco perché Dio è interessato a sviluppare nella tua vita, nella mia vita, un amore per la sua volontà, per la sua parola. La sua parola non è un codice legale, non è una serie di ordini, non è una serie di regole da applicare in maniera inflessibile. Ma Dio vuole che amiamo profondamente la sua parola. Ecco perché non fa enfasi tante volte sul comando, ma fa enfasi sull'amore. Ci sono tante parti nella scrittura, potremmo fare tanti esempi. Mi viene in mente sempre un esempio dove in qualche modo il comando c'è, l'ordine c'è, ma poi c'è l'interesse di Dio di fare capire. Chi si ricorda una persona che di malavoglia andò a fare una missione mandato da Dio e finì pure in un ventre di un pesce? Chi era, amico? Giona, ve lo ricordate Giona? Giona, tre parole sul caro Giona. Giona, in qualche modo, riceve il comando, l'ordine di Dio, però se ne frega. Dicevamo mercoledì scorso: oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Giona
o della voce di Dio che gli dice vai a Ninive, vai a predicare, vai là, se ne frega altamente. E poi c'è tutta una storia incredibile che non sto qui a dirvi, in cui in qualche modo tutte le circostanze vanno in una maniera strana, sale sulla nave, affonda la nave, va a finire un pesce, a un certo punto cede al comando di Dio, si rende conto, porta a termine la missione di Dio, però in qualche modo poi si arrabbia tremendamente, se ricordate l'episodio, si arrabbia perché alla fine quasi quasi lui avrebbe preferito che Dio distruggesse quella città. È come se tante volte noi cominciassimo a pregare per qualcuno perché desideriamo la sua salvezza, poi lo vediamo invece in un occhio diverso e lo vorremmo cancellare. Giona non capiva la compassione, Giona non capiva cos'era amore. E allora aveva messo in pratica alla fine l'ordine di Dio, ma a Dio non bastava questo. E infatti voi sapete che c'è tutta una storia per cui Giona è arrabbiatissimo con Dio, perché gli dice, tanto lo sapevo che tu li dovevi perdonare, quindi... E Dio allora architetta qualcosa di particolare, fa crescere quel ricino, quella pianta, fa venire uno scirocco fortissimo come quello che c'è stato i giorni scorsi, non tanto, anzi. Giona si ripara bellissimo in questo fresco pianta di ricino, poi Dio manda un verme, distrugge la pianta, lo scirocco fortissimo, Giona si arrabbia come un matto. E Dio gli dice, Giona sei arrabbiato? Arrabbiatissimo, non sto nella pelle. Dice, perché? È il ricino qua, là. È morto. Ma dice, compassione per una pianta ce l'hai. Grande compassione per una pianta che è spuntata un giorno e il giorno dopo è morto. E io non avrei dovuto avere compassione di tutti quelli che stavano a Ninive. Come vedete ancora una volta, Dio non interessa semplicemente che noi eseguiamo gli ordini, ma Dio vuole spiegarci il suo amore. Dio voleva fare vedere a Giona il suo cuore. Dio vuole fare vedere a te il suo cuore, il suo amore. E andiamo all'altro verso, il 14. Guardate che strano, dice, avrei voluto tenerlo con me. Certo, mi sarebbe stato comodo avere Onesimo, perché ormai sono un po' vecchio, un po' di artrosi, non mi muovo bene, sono un po' qualcuno che mi aiuti. Guardate un poco, incredibile, l'Apostolo Paolo, uno dei grandi, solo. In un'altra sua lettera dice, nella prima mia difesa nessuno si è trovato al mio fianco. Questo ci fa vedere che la grandezza spirituale non sempre è collegata alla grandezza umana. Quindi Paolo dice, io me lo sarei voluto tenere con piacere. Tra l'altro si è convertito con me, lo tengo a casa. Te lo potevo anche dire. Filemone, guarda che ho trovato Onesimo, si è convertito, me lo tengo. Ma guardate il verso 14, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Che significa questa sera quello che la Scrittura ci porta davanti agli occhi? Che significa? Qual è questo modo di agire così strano? Di qualcuno che può avere il diritto di comandare, ma in qualche modo vuole che noi arriviamo a fare la sua volontà con una adesione volontaria. Non della serie, tutti quanti vi comando di essere volontari. Oggi molti fanno così, comandano di essere volontari. Dio vuole veramente, così come Paolo ha espresso questo suo carattere nei confronti di Filemone, come a dire Filemone, io te lo potrei comandare, potrei arrogare i diritti, potrei dirti
Fai questa buona opera, però se tu non la fai volontariamente, se tu non la fai veramente col cuore, sarebbe qualcosa di forzato. Sapete qual è il dramma di Dio? Il fatto che ci sono delle persone che se non sono forzate non fanno niente. E forse ognuno di noi tante volte si trova in queste condizioni. Abbiamo quasi bisogno che qualcuno ci forzi, ci obblighi, ci comandi, ci domini per fare qualcosa. Ma io vi dico che Dio, in qualche modo, anche se all'inizio forse userà un sistema un poco più forte, come si fa col bambino, non gli puoi spiegare tante cose, allora gliele comandi. Ma mano a mano che cresci, vorrà una tua adesione volontaria, come Gesù volontariamente decise di andare fino in fondo. Nessuno lo ha obbligato, nessuno lo ha costretto, non era spinto dalla paura, anzi, la paura lo poteva spingere nel senso contrario, lo poteva spingere a dire: ragazzi, ci siamo visti. La paura lo avrebbe spinto in altre direzioni. Cos'è che spingeva Gesù? Cos'è che gli dava questa volontarietà? L'amore. L'amore forte, consumante. Io incontro tante persone che non sono abituate a questa immagine di Dio che ama e in qualche modo vorrebbero essere costrette. Perché Dio non mi costringe? Perché Dio è il più grande psicologo che esiste. Lui sa benissimo che se tu fai una cosa perché sei forzato, perché sei costretto, in realtà, se potessi, non la faresti. In realtà questo non matura niente. Certo, se hai una responsabilità, un incarico, è bene che tu lo fai. Attenzione, che qualcuno potrebbe dire: allora se non lo sento non faccio niente. No, ma quello che conta nel cammino cristiano è la motivazione, è il modo con cui lo fai. L'apostolo Paolo mi pare che esprimeva, per esempio in Prima Corinzi capitolo 9 verso 16, diceva: perché se evangelizzo non debbo vantarmi, perché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando il Vangelo io offra il Vangelo gratuitamente senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. La ricompensa di Paolo è l'amore, la capacità di amore che viene fuori dalla sua vita e che lo porta, come dice subito dopo, a farsi tutto a tutti pur di salvarne alcuni solamente per amore. Non perché fa la professione di evangelista e quindi a fine mese poi gli deve arrivare lo stipendio. No, lo stipendio, attenzione, è buono, perché lui stesso dice poi che l'operaio è degno del suo lavoro, quindi, ma come a dire, quello che mi riempie, quello che mi soddisfa è qualche cosa che viene da Dio. Cosa ci vuole spiegare questa sera l'apostolo Paolo? In un'altra situazione lui si lamenta dicendo in Filippesi 1:15, dice: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Si possono fare delle azioni cristiane, tra virgolette, forzate. Si possono fare delle azioni cristiane comandate da altri. Tu devi, tu qua, tu là. E se c'è una persona che è particolarmente dura, particolarmente forte, sembra che all'inizio tutti quanti possano obbedire.
Ma l'interesse di Dio va al di là del lavoro che si deve fare, va al di là della missione che devi svolgere, va al di là del compito, ma va proprio a toccare quello che è la tua motivazione. Dio vuole che tu sia un volontario. Quando si può essere volontari? Quando si ama. Io credo che è facile capire, forse prima, oggi quando vediamo infatti alcuni film ci mettiamo a piangere, ci commuoviamo quando si vedono quelle persone che si presentano come volontari per la patria. Ma la patria, l'idea della patria, non so se a voi, ma credo che oggi, soprattutto in Italia, forse sentiamo il patriottismo calcistico, forse si sente un po' di più il patriottismo, non so, politico proprio è a terra. La patria, volontario. Quando è che si può essere volontari? Quando si ama. È una lezione grande che questa sera il Signore vuole dare alla tua vita. È come se dicesse a te, a te, a te: se io non ti sto costringendo, se io non ti sto dando degli ordini, non è perché non voglio che siano fatte delle cose nella tua vita, ma perché mi aspetto che tu sia un volontario. Volontario a che cosa? Cercasi volontari alla santità. Tutti scappano. E che abbiamo detto? Volontari. Fratelli, sorelle, Dio sta facendo un grande lavoro nella tua vita, nella mia vita. Potrebbe importi delle cose. Lui è Dio. Qualcuno forse nel nome di Dio te le ha imposte pure. Ma quello che a Dio interessa è quello che a Paolo interessava. Non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso. Consensus, consentimento, accordo. Perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Ci alziamo in piedi. Dio cerca dei volontari. Dio ha un esercito. La Chiesa ha una dimensione di combattimento. La stessa lettera ce ne dà una prova quando Paolo chiama Archippo compagno d'armi. Non erano in un'associazione di battaglia, ma una Chiesa è un esercito, perché è un esercito contro le forze delle tenebre. È un esercito che alza la bandiera, che svendola la bandiera di Cristo. È un esercito che conquista territori nel nome di Gesù. È un esercito. Dio ha chiamato, Dio sta arruolando tante persone in questo esercito, Dio sta risvegliando tanti credenti che si sono addormentati, hanno pensato che la Chiesa fosse solamente un ospedale, e la Chiesa è anche ospedale, luogo ospitale, dove di solito si guarisce, ma non è solo luogo ospitale, la Chiesa è un esercito spinto dall'amore, e Dio sta chiamando volontari ad opere buone, volontari ad opere di fede, volontari a opere di ogni genere. Diceva il fratello Bill Wilson a Catania, un po' di tempo fa siamo andati a vederlo, che tante volte il bisogno è già una chiamata.
Se tu vedi una persona che sta morendo di fame, non hai bisogno di dire: Dio, ti prego, qual è la tua volontà? Devo dargli qualcosa da mangiare o no? Non c'è bisogno. Se tu stai vedendo già delle persone che stanno morendo di fame in senso spirituale, se tu stai vedendo il cuore di Dio che soffre profondamente per quelli che sono nelle tenebre, non credo che ci sia bisogno di dire: Signore, ma che fa? Lo devo dire che tu hai un progetto? Devo parlare di te o no? Il bisogno è già una chiamata. Dio soltanto non ti costringerà, perché vuole che tu ami la sua volontà, come Paolo non costrinse Filemone, ma si aspettò che avrebbe dato il suo consenso e avrebbe fatto volontariamente quest'opera buona. Dio si aspetta che tante opere buone che sono nella tua vita tu le faccia, fratello, sorella. Non ci sarà un giorno in cui ti comparerà Dio come in una visione e ti dirà: guai a te se oggi non vai lì. Non succederà, però Dio avrebbe voluto mandarti lì. Chi manderò? Chi andrà per noi? Voglio pregare, concludendo questa riflessione, perché ci sono sicuramente tante opere preparate, come dice la Scrittura, dinanzi a te. Opere di ogni genere, opere di amore, opere di tipo sociale, opere di possibilità di dare agli altri, opera di condividere, opere di utilizzare i propri soldi per qualcosa veramente di bello, di grande. Ci sono tante opere preparate, ma Dio non ti dirà: lo devi fare per forza. E non perché non vuole fare quelle cose con la tua vita, con i tuoi soldi, con il tuo tempo, non perché non vuole veramente ottenere quei risultati, ma perché vuole che tu sia consenziente, che tu, come una libera volontà, con una libera volontà dici: Signore, manda me, Signore, usa me, Signore, sono qui. E voglio fare una chiamata in questo momento per quelli che veramente sono stati sforzati, si sono sforzati loro stessi, ma che devono arrivare a una determinazione nuova, che è quella dell'amore. Forse qualcun altro ti ha forzato a fare la volontà di Dio, ti ha detto: devi, devi, regole, devi, devi, devi. E alla fine sai qual è stato l'effetto? Tutto quel paese non hai voluto fare più niente, regola sopra regola, imposizione dopo imposizione, e poi la ribellione. Ma Dio ti dice: non erano sbagliate forse quelle direzioni, ma il modo con cui forse erano imposte alla tua vita, questo ti ha fatto ribellare, questo ti ha fatto andare indietro, questo ti ha fatto dire: no, io non vado, no, no, è troppo pesante. Ma Dio dice: ora c'è un modo diverso di produrre un risultato, ed è l'amore, l'amore, che cresca l'amore in te, l'amore in me, che cresca, perché possiamo fare quelle cose volontarie, perché possiamo volontariamente dare al Signore, perché possiamo volontariamente dare le nostre decime, perché possiamo dare volontariamente le nostre offerte, perché possiamo dare volontariamente il nostro tempo. Non qualcuno che ci dice: tu devi dare perché sennò qui lì. Allora noi pensiamo che è sbagliato il dare. No, è sbagliato la modalità con cui il sistema intorno a noi tante volte ci vuole imporre delle cose, il sistema religioso.
ma Dio ci dà gli stessi obiettivi, portandoci a raggiungerli spinti dal suo amore. E allora questa sera voglio pregare per quelli che vogliono essere volontari a lasciarsi influenzare dall'amore di Dio, sapendo che l'amore poi ti spingerà, l'amore ti costringerà, non il fanatismo religioso, non le convinzioni, non la manipolazione, la suggestione, la pressione degli altri, la tua autodisciplina, no, l'amore ti costringerà. Se vuoi essere un volontario dell'amore, in questo momento vieni qui avanti a dirlo al Signore: Signore, io sono volontario. Signore, sono volontario per fare tutte quelle opere che tu mi manderai a fare, non più sforzato dagli altri, non più sforzato da me stesso, da un senso di coerenza semplicemente, perché so, Signore, che tu vuoi sviluppare l'amore. Perché l'amore giova, tutte le altre cose non gioveranno, tutte le altre cose non gioveranno. L'amore giova, l'amore produce. E allora se ti sei tirato indietro, se hai detto non voglio fare più niente, perché ti sei sentito costretto, ora Dio ti dice: ricevi la potenza del mio amore. Questo amore che ho sparso nel tuo cuore, figlia mia, questo amore che comincerà a bruciare in una maniera nuova in te e ti farà dare, spendere, essere speso per la tua famiglia prima di tutto, per gli altri, con una forza nuova, perché quando diventiamo volontari non calcoliamo più la spesa. Non calcoliamo più quanto ci costerà, perché siamo volontari dell'amore. Signore, ti prego, fa che possiamo, nella libertà che ci hai dato, scegliere di fare la tua volontà, volontariamente, Signore. Di impegnarci volontariamente, Signore, di dare i nostri soldi, le nostre risorse, volontariamente, perché il bene sarà per noi, Signore. Grazie, Padre, perché in questo momento stai toccando ancora questi miei fratelli che sono qui avanti, Signore, e che si stanno mettendo in un'attitudine ancora nuova di volontariato per te, Signore, disponibili alla tua volontà, disponibili a quello che tu vuoi produrre nelle loro vite, disponibili a perdonare, disponibili a superare ostacoli, disponibili a ricominciare ad amare, a sperare, Signore. Oh Padre, grazie, perché volontariamente, Gesù, tu hai scelto di bere il calice fino in fondo e per amore hai detto: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, Padre. Portaci ad avere lo stesso atteggiamento in cui diciamo: Signore, non la nostra, ma la tua volontà per amore sia fatta nella mia vita. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Padre, grazie Padre, grazie Padre, nel nome di Gesù. E vogliamo concludere con quel coro che dice: voglio te, ti desidero. Capite bene perché Dio vuole fare crescere questa relazione di amore con te.
perché è questo amore che ti porterà a fare volontariamente le opere. Quando tu ami una donna, solitamente non deve pesarti quello che fai nel mentre che la ami. Sei disposto a fare tutte le cose per lei. Quando ami un uomo veramente, ti viene naturale, non ti devi forzare a fargli un sorriso se la ami, non ti devi costringere a fargli una carezza se la ami.